spesa pubblica per il teatro, ma tutti voi sanno qual è la situazione del FUS, del Fondo Unico per lo Spettacolo, che appunto diciamo replica questa tendenza negativa. È interessante vedere in questo grafico come noi abbiamo posto in questi 10 anni molta enfasi anche sulle amministrazioni locali, oltre che sul FUS, e invece in realtà la cosa sulla quale fare più attenzione era proprio il finanziamento statale che andava in modo... In maniera molto negativa, purtroppo. Allora, questi grafici invece ci restituiscono qual è appunto lo scenario dal punto di vista dei privati, sia appunto da parte dei consumatori, quindi la spesa al botteghino di fatto del pubblico dei teatri, che vediamo che invece questa è la spesa al botteghino. Vediamo che l'andamento non è proprio troppo negativo, anche se è un po' altalenante, però si è mantenuta una domanda piuttosto stabile a fronte della crisi finanziaria economica che ha caratterizzato gli ultimi 3 o 4 anni. E anche questo, se vogliamo, è un dato un po' curioso per certi versi, perché la domanda diciamo, ha mantenuto... Non ce l'aspettavamo. Non ce l'aspettavamo, e tra l'altro devo dire anche che il lavoro su questo grafico, che banalmente ha 2 linee, è stato un lavoro molto complicato, perché andare a riprendere i dati della CI di 10 anni, dove nel primo anno dicevano delle cose, nel secondo anno dicevano delle altre, tutte però sotto la voce attività teatrali, è stata un'esperienza proprio mistica. Diciamo... Nel complesso per me questo è un dato positivo, nel senso che non è negativo. In realtà, se guardiamo il valore a prezzi correnti, a prezzi costanti della spesa del pubblico, è allo stesso livello di 10 anni fa, per cui non c'è stata una crescita del settore. Le fondazioni bancarie. Questo è un dato molto utile, purtroppo noi volevamo appunto dare anche un resoconto di qual è l'impegno dei privati nel finanziamento del settore teatrale. Ovviamente i dati su questo sono molto frammentari, quello che ci dà una proxy di questa variabile è la spesa da parte delle fondazioni di origine bancaria per appunto, attività culturali. Vediamo come questa spesa riflette diciamo, andamenti altalenanti, il ciclo economico insomma, è molto discontinua e appunto, se vediamo sempre il valore a prezzi costanti, cioè al netto del fenomeno inflattivo, il valore attuale rispecchia quello di 10 anni fa, quindi c'è stato diciamo, un andamento negativo, comunque non una crescita. E anche qui sfatiamo un po' un mito, perché tutti davano in più importanza ai privati, alle fondazioni bancarie, invece in realtà seguono il ciclo economico così come tutti quanti, come c'era peraltro da aspettarsi, non era... Tra l'altro se guardassimo i valori assoluti, il finanziamento privato, come tutti sappiamo, rappresenta ovviamente incide molto poco nel finanziamento delle organizzazioni culturali, che appunto sono ancora, diciamo, il cui interlocutore principale è ancora il pubblico, come tutti sappiamo. Questo grafico ci dà una misura, perché ovviamente il nostro intento era anche quello di rendere l'idea di qual era la situazione italiana in confronto a quella europea, che è molto complesso da fare, perché ovviamente non sono armoniche le statistiche tra i vari paesi, però in questo caso abbiamo un dato Eurostat e questa è la spesa delle famiglie per la cultura. E come molti di voi sapranno, l'Italia ancora è sotto la media, purtroppo. Ho sbagliato. Qui abbiamo finito. Perché non fa... Ecco. E invece questa è l'offerta, adesso vado Giulio, parla più nel microfono. Sì, questa invece è l'offerta di spettacolo che, come vedete, anche qui un po' incontro, non è proprio esattamente quello che ci aspettavamo, ma negli ultimi anni, proprio negli anni della crisi, abbiamo invece, no questa è la domanda, abbiamo una stabilizzazione della domanda tutto sommato. Questo è un altro aspetto curioso che ha e qui però bisogna sempre capire alla CIA insomma, quello che ci ha raccontato in questi 10 anni. Quindi, non, cioè, secondo me questi dati dicono più che la CIA non ci dice la verità che non quello che effettivamente succede, però no, non l'ho detto, il free streaming... E questa è anche l'offerta, anche qui vedete come il dato si è analizzato in uno spettro temporale ampio e ci fa capire come, insomma, stiamo parlando di un elettrocardiogramma di fatto, che speriamo non diventi piatto. E
probabilmente la qualità dei dati che va eventualmente rimessa in discussione. Qui diciamo il dato interessante è che nell'ultimo, dal 2007, dalla crisi in poi, diciamo, l'offerta si è mantenuta stabile, noi ci aspettavamo invece un calo, in realtà si è mantenuta stabile. Questo è un dato che ci ha fatto accendere un campanello, cioè io, insomma, com'è possibile che a fronte di una progressiva contrazione dei finanziamenti pubblici e quelli privati, non tanto, però di quelli pubblici che sono la voce principale, diciamo, che sorregge questo settore, com'è possibile che l'offerta si sia mantenuta alla fine abbastanza costante? All'inizio pensavamo che questo mantenimento dell'offerta fosse stato pagato dal pubblico, quindi ci aspettavamo un incremento del prezzo dei biglietti altre variabili che ci dessero questa misura. In realtà, come possiamo vedere anche dai grafici, abbiamo capito che chi ha pagato veramente questa crisi del settore sono i lavoratori, di fatto. Questo è una delle cose che mi ha, forse chi mi conosce bene questo grafico. Qui abbiamo voluto mettere insieme due parametri fondamentali, che sono le giornate lavorate dai lavoratori dello spettacolo, sono dati EMPAS, e la retribuzione media del lavoro. E questa linea tratteggiata, che è qui, è la soglia della povertà relativa che ogni anno viene calcolata dall'Istat. E come vedete, tutte le professioni creative, la maggior parte, sono sotto la soglia della povertà. Questo ci fa capire diverse cose, ma qui stiamo parlando dell'anno 2001. Se ci spostiamo all'anno 2011, e qui non so perché, eccolo, come vedete la situazione è peggiorata molto, molto, in modo molto forte. E quindi, appunto, quello che giustamente diceva Elena poco fa, chi ha pagato la crisi in questo momento e chi soprattutto ha pagato la crisi dello spettacolo sono proprio le professioni creative. Qui nasce anche, insomma, una riflessione più di fondo, no? Oggi le politiche per la creatività, le politiche sulla cultura si stanno molto, tutti quanti ci riempiamo la bocca dicendo che dobbiamo stimolare la creatività è il nostro futuro, e poi però in realtà le politiche che abbiamo fatto in questi 10 anni non hanno fatto altro che penalizzare i creativi, quindi, o comunque questa parte dei creativi, magari ce ne saranno altri che hanno migliorato la loro situazione. E questo forse dovrebbe farci riflettere sia noi, diciamo, analisti, che chi si occupa delle politiche pubbliche. Ok, noi abbiamo finito, grazie. C'era un altro grafico che ieri sera mi aveva detto a Mina, no, quello non metterlo perché tanto lo sanno tutti, ecco, invece l'ho messo lo stesso, che è quello del FUS, cioè come vedete il Fondo Unico dello Spettacolo ha avuto un andamento assolutamente, come dire, disastroso in questi 10 anni. Grazie. Credo. Credo che siano dati che parlano molto chiaro, che è molto difficile e complicato avere. Io invito le persone del primo tavolo a venire qui e a prendere posizione. Soprattutto Michele Primacchi, abbiamo invitato in questo primo blocco di discussione, in questo primo tavolo, alcune buone pratiche nuove, diciamo così, occasione di riflessione. Quindi io inviterei l'assessore Ronchi, se vuole accomodarsi, del Comune di Bologna, che sta prendendo delle scelte culturali e innovative recenti, Luca Carboni, Anna Caramia della Compagnia degli Incauti, Cristina Carlini per il progetto Creative Castaway dell'associazione ETR e Marco Liberatore del progetto Che Fare. E direi che non c'è bisogno di altre presentazioni, credo che il titolo sia eloquente o comunque di buon auspicio, e ce ne parlerà Michele. Io intanto devo fare una pubblica ammenda, perché sono stato invitato molte volte a partecipare a alcune pratiche con un calendario che
assomiglia più a un campo di battaglia, ho dovuto declinare sempre, quindi oggi sto salutando con debito, lavando col sangue l'onta di esserci mai stato fisicamente, però giuro che le battaglie sentimentali erano tutte comunque presenti, però almeno così. La seconda ammenda è che ormai sappiate, sono in piena deriva sedile, quindi perdonatemi per quello che sto per dire, ma è un gioco come sempre quando si sta a teatro. L'Italia è un lingua in cui stare sul palcoscenico non si dice giocare, quindi sarebbe bene riappropriarcene un pochino. Io stanotte ho fatto un sogno, davvero, non lo so costruire, ma dopo averlo fatto ho detto non posso non parlare. Ero in un posto pievoso con Nello Prato, mecenate 90, e Celestino Spada, l'economia della cultura, e parlavamo dell'Italia, nei sogni succede anche questo, e diceva una cosa bizzarra che però mi ha fatto riflettere, no, ma il guru dell'Italia, per le personalità che adesso ancora stiamo in qualche modo venerando, comunque venerando, anche disprezzando se vogliamo, mi vengono in mente i nomi che dicevano il sogno con loro, ed erano Valletta, Cefis, Enrico Mattei. Sembra strano, però noi in qualche modo poi ci possiamo aggiungere ovviamente Olivetti e se vogliamo anche quello che mi iniziano a scrivere quando ero bambino, Alberto Manzi. Stiamo parlando di persone che esistevano 100 anni fa, cioè, 50-60 anni fa. Non abbiamo più nessun riferimento. Poi possiamo metterci cuccia dentro e così via per pensare alla fine che bizzarria strana. Dopodiché è chiaro che in questo momento abbiamo un nuovo feticcio con il quale accanirci, per il quale salutarci, che è Matteo Renzi. Ma Matteo Renzi in un altro paese normale sarebbe normale da 50 anni. Da noi fa più notizia il fatto che ha 39 anni e così, poi piaccia o meno, non è un problema nostro, sicuramente nemmeno qui. Però è pazzesco che noi abbiamo il nostro pantheon in questo momento è popolato da Jovanotti e Baricco, che va bene pure, ma sono 50 anni anche loro. Allora, forse porci qualche domanda è utile, perché le buone pratiche, in qualche misura, con tutta la loro scompostezza tecnica, io amo moltissimo la scompostezza perché è sempre in qualche modo quel che è di caotico e matematico che genera delle cose, danno sei segnali molto forti. Primo, sto improvvisando, ma mi sembra naturale, primo che il teatro avviene nonostante, cioè si muove in un ecosistema neanche ostile, un ecosistema totalmente rigido, freddo, carico di stimoli, il teatro avviene nonostante, quindi si permette il lusso di inventare delle vie, nonostante la griglia istituzionale, normativa, finanziaria, anche la griglia atmosferica, se volete, è sempre comunque, sempre bene diffidente. Secondo elemento, ci sono le cattive pratiche, nessuno farà mai un libro sulle cattive pratiche, ma il settore del sistema teatrale, come tutti i sistemi del mondo, ovviamente è un sistema complesso, articolato con tante contraddizioni. Forse fotografare, lo possiamo fare istintivamente, tanto lo sappiamo tutti, ognuno di noi ha una percezione delle cose, fotografare le cattive pratiche aiuterebbe molto a capire quali sono gli errori di grammatica colossali che vanno evitati e perché in qualche misura poi i cattivi finiscono per avere più stampa dei buoni. Io che sono accademico, so che è una parola che ho mai usato come insulto, anche in parte buon diritto, ma ho tanti amici che mi dicono voi universitari siete tutti baroni, e io dico no, un momento, ma io dico no, tu no, non posso essere l'unico eroe senza macchia, senza paura, c'è cioè, qualcun altro normale. Allora anche qua pensate come vuol dire il teatro visto da fuori. Visto da fuori significa relazioni non del piacere o meno, non il giornalista, significa per esempio il resto del mondo. Il teatro quanto produce per il resto del mondo? Quante cose teatrali sono un prodotto, detto nel modo più nobile della parola, che ha un valore in altri settori, in altri sistemi? Queste cose si possono fotografare, ovviamente si può fare una bella poesia su questo, sul tema della cross-medialità e così via, però in questo momento il teatro a me sembra da economista che sia uno dei prodotti più importanti, più cruciali, se vogliamo produrre valore per il resto della società e dell'economia. Però deve sapere il teatro innanzitutto, che se non lo sa non riesce a mettere al circolo questa cosa qui. Quindi l'aspetto è fondamentale. Che cosa viene fuori dalle buone pratiche? Non sta a me giudicarlo, però da osservatore esterno ma coinvolto, ma appassionato ovviamente posso dire un po' di cose. Per esempio che noi viviamo in una situazione in cui la griglia istituzionale finisce per prevalere e prevale con una cosa, Elena e Giulio hanno detto con molta chiarezza i temi, c'è una domanda ulteriore che secondo me bisognerebbe porsi, che un grafico non può fornirci nessuna risposta, ma è importante capirlo, ed è come, perché è vero che i fondi sono diminuiti, ma è vero che i fondi sono dati male,
cioè in un modo sbagliato, in un modo che non produce alcuno strumento per arrivare agli obiettivi che vorremmo raggiungere, in un modo deformante, in un modo che in qualche misura finisce per premiare una bella quota di parassitismo teatrale che pure esiste, non è qui presente ovviamente, perché se è parassitismo non gliene frega nulla di fare buona pratica, e manco pratica molto spesso, però sicuramente c'è un problema del come fare le regole. Negli ormai molti anni nei quali mi occupo da economista di questo, mi è capitato sempre di sentire tra convegni, dibattiti, anche di cose stampate sul giornale o su libri, questa della legge di sistema, della legislazione complessiva, della grande del riformone. Allora, aspettando che qualcuno faccia il riformone, il teatro italiano non si è mai messo carta, calamaro e penna a scrivere questa cascata di riforma. Mi piacerebbe molto vivere in un paese in cui i destinatari della legislazione la scrivessero direttamente, ma non per canali formali, la proposta di legge presentata. Usciamo da queste trappole bizantine, siamo già troppo soffocati. Io vorrei che si andasse veramente urlando o arrabbiati con tutti i forconi del mondo, dicendo: noi vogliamo questa legge, una cosa che il teatro non ha mai fatto. Non ha mai fatto, che ha chiesto soltanto più soldi, sapendo benissimo che sono soldi dati in modo sbagliato. Allora non è colpa di nessuno, però forse è il momento di fare un passo avanti, immaginando che noi vogliamo che cosa, e qui arriviamo a un tema importante. Tre minuti, ma no, ce la farò, spero. Allora, perché il teatro rimane vincente? E lo dico oggi, lo dico da maschio bianco, quindi me ne faccio tutte le ammende, ma io sarò felice il giorno che la festa della donna viene eliminata. Perché quando non ci sarà più, vuol dire che ci sarà più un problema donna. E questo mi sembra un lo dico da anni, trovo che sia veramente, se c'è la festa del povero negro, alla fine anche qualcuno c'ha un problema, forse sarebbe opportuno. Però attenzione, perché noi alla fine, quanto istituzionalmente la femmina rimane un oggetto che ci fa paura, il teatro ha un approccio femminile, quello che si chiama lateral thinking. In qualche modo misura le sue cose in modo non convenzionale e quindi spiazza la convenzione. Questo gli dà una forza anche di mercato, tanto per farla veloce, molto molto pesante e sicuramente più forte di altri comparti culturali. Non so quanto ormai i beni culturali sono sepolti sotto la cenere e non ne rimetteranno probabilmente mai più, però il discorso è importante oggi, perché oggi possiamo fare una presa d'atto importante. Niente sarà più come prima, per fortuna. E non è soltanto il futuro e il passato, il presente non è più quello di una volta, perché il mondo è cambiato radicalmente, soprattutto ha preso una velocità talmente forte che mentre lo analizziamo già ci ha spiazzati. Allora, forse mi piacerebbe un mondo in cui il teatro pretendesse territorio, infrastrutture, tecnologia, formazione, cioè tutto quello che è la formazione, l'humus territoriale, l'humus sociale, che permette al teatro di muoversi liberamente, senza essere soggetto a una censura, senza dover piacere a tutti i costi attrici, sia esso un governante centrale, uno locale, non importa. Però forse negoziare con violenza, con una dovuta forza, con una dovuta anche circostanziando, il fatto che vogliamo una struttura forte nella quale fare liberamente teatro, questo diventa una, ed è credo una, sto soltanto tirando il succo delle buone pratiche, non sto inventando nulla, ma le buone pratiche dimostrano esattamente questo, che il teatro si può fare nonostante la situazione sia veramente pesante, nonostante nessuno faccia niente per far fare teatro, ma tutti facciano molto per avere un gradimento istituzionale, e così alla fine continuare con quel negoziato pago del cacchio che stanno tutti quanti nei corridoi del Ministero nel mese precedente all'assegnazione dei contributi. Questo è il giro. Le cose che vengono fuori oggi, anche le scelte estreme, penso a come tutta la sorte del gruppo dei teatri ETI, non mostra nessun modello virtuoso né vizioso, ma mostra il fatto che alla fine, quando sei costretto, cioè all'interno delle mani devi fare qualcosa, te le inventi magre, cambi e così via, ma sicuramente te le inventi. Quindi è il momento di rimboccarci le mani e con divertimento. A proposito del valore che il teatro italiano dà all'Italia, all'inizio dello slide show ho messo una foto in cui si vedono tre persone, tre nostri amici con cui abbiamo fatto tanta strada insieme, che sono Tony Servillo, Antonio Nitiller e Mario Martone. Oggi la faccia dell'Italia in giro per il mondo
è Tony Servillo, non soltanto per la grande bellezza, ma per i film che ha fatto. Questo è un pezzo di valore, di riconoscibilità che il teatro, e un certo tipo di teatro, ha dato e continua a dare all'Italia. Cioè siamo quelli, il teatro italiano è quello che dà la faccia oggi all'Italia. Questo è un punto cruciale da segnalare. In questo tavolo abbiamo raccolto una serie di esperienze anche molto diverse tra loro, ma che ci sembravano in qualche misura significative di quello che vogliamo cercare di fare e iniziare a immaginare che cosa può succedere. Fino adesso abbiamo parlato con la nostra relazione introduttiva, con quello che ha detto Giulio, di quello che è successo negli ultimi 10 anni. Adesso vorremmo provare a raccontare quello che succederà in futuro. La prima persona a cui dare la parola è Alberto Ronchi, da un po' di tempo assessore alla cultura del Comune di Bologna, dove stanno succedendo tante cose interessanti. 7 minuti per tutti. Sì, cercherò di essere brevissimo, argomento complesso, ringrazio molto, è la mia prima volta qui, quindi grazie, mi fa molto piacere esserci. Partirei da qua. Dal mio punto di vista bisogna ricominciare a ragionare sull'intervento pubblico in cultura e su riportare al centro l'intervento pubblico in cultura. Quello che è avvenuto negli ultimi 20 anni nel nostro paese è una privatizzazione della cultura strisciante. I dati che avete visto confermano questo, ve ne do un altro, è noto, ma nel 2011 la percentuale di spesa pubblica destinata alla cultura è dedicata all'ultimo posto con 1,1, la Grecia 1,2. Cioè sta passando l'idea che il pubblico non si deve occupare della cultura perché se ne occupano i privati. Il calo delle fondazioni non è perché le fondazioni non investono, è perché le fondazioni fanno la loro politica culturale, sostituiscono i consigli comunali, gli organismi eletti con i consigli di amministrazione. La famosa frase di Tremonti, che non vorrei ripeterla, non voleva dire che la cultura non era importante, come è stata banalizzata, è importantissima per Tremonti la cultura, la devono fare i privati. Il fatto che i comuni, gli enti locali, nei decreti anche del governo Monti, la cultura non è tra le competenze specifiche di queste strutture, significa che i finanziamenti devono andare prima in una direzione e poi in un'altra. Attenzione, perché questo è un processo che sta avvenendo, sta producendo dei risultati che secondo me influiscono anche sulla domanda e sulla spesa, perché quello che si è prodotto, ovviamente privatizzando in un paese come l'Italia, con il sistema che è nato in Italia, significa quello che io definisco cultura spettacolo, significa omologazione del gusto e eliminazione di ogni possibilità di discussione e di critica. È per questo che il pubblico è importante. Il fenomeno, ovviamente, ha delle basi su delle degenerazioni del pubblico. Per l'amor di Dio, perché? Perché l'Italia è stata abituata, fino a non molto tempo fa, a lavorare sulla cultura, utilizzando la cultura, l'ha ricordato anche il professor Primacchi, come veicolo di consenso, cioè una distribuzione orizzontale dei fondi, a prescindere, perché non si possono portare a nessuno. Allora, che cosa deve fare il pubblico, che cosa deve fare il privato? Quando parlo di privatizzazione, parlo proprio delle redini di decisione. Non parlo ovviamente del fatto che i privati possono investire sulla cultura, ci mancherebbe altro, però ruoli. Allora, al pubblico spettano gli indirizzi e le priorità. Indirizzi vuol dire che la macchina che decide dove indirizzare la spesa, sia pubblica che privata, è dentro al pubblico. Quindi va tenuta all'interno degli organismi democraticamente eletti. Questo è l'unico modo per garantire un'offerta differente e per far aumentare la spesa, perché esiste una fetta di pubblico che non incontra lo spettacolo che vuole incontrare. Semplicemente questo. Questo significa con priorità, quando si decidono delle priorità, non è possibile utilizzare la cultura come consenso, perché priorità vuol dire scelta, scegliere vuol dire che non si può dire di sì a tutti. A chi spettano i contenuti? Spettano le realtà produttive che sono presenti sul territorio, sia di indirizzo pubblico che di indirizzo privato. Questo tocca un altro tema, secondo me importantissimo, cioè finalmente rimettere ordine nel chi fa cosa.
In questo paese non ci sono più i direttori artistici, scompaiono. Sapete perché? Perché è tutto un insieme di competenze confuse. Cantanti che fanno gli assessori alla cultura, assessori alla cultura che fanno i direttori artistici che cantano. Non va bene così, sono mestieri diversi, ai direttori artistici spetta, all'interno di queste funzioni, non soltanto di fare le scelte rispetto alle programmazioni, ma hanno anche il compito di far crescere le nuove realtà, perché questo è un altro aspetto devastante del paese, l'ha ricordato il padre Trinacchi, cioè il fatto che non c'è un ordine comporta che poi ci sono anche fenomeni, diciamo così, molto autoreferenziali, dove non ci sono guide, poi gli uomini sbagliano tutti, però le funzioni bisogna tenerle. Quindi al pubblico spetta questo, ci devono essere dei livelli. Che cosa stiamo facendo a Bologna? Così chiudo, stiamo tentando di fare questo, in una situazione di grossissima difficoltà, perché nel meccanismo della privatizzazione della cultura, oltre a far mancare i finanziamenti dal punto di vista dello Stato, c'è anche il taglio delle regioni e c'è lo strangolamento degli enti locali. Perché guardate che quando un ente locale non sa che entrate avrà, come capita a noi, taglio dell'IMU, significa che noi abbiamo costruito l'anno scorso un bilancio e poi ci hanno detto, guardate, le entrate erano inventate, quindi rifate il bilancio. Dopo averci fatto fare un bilancio a giugno, quindi immaginate la programmazione, poi a settembre ci dicono, tutto sbagliato, tutto da rifare. Quindi c'è uno strangolamento dell'ente locale, dal punto di vista economico e finanziario. Quindi vuol dire che anche qua, aggiungo un'altra cosa, città metropolitane, province, siccome la cultura non è una funzione primaria, attenzione perché per esempio città metropolitana di Bologna, io mi aspetto che 3 milioni di finanziamenti della cultura che era nella provincia, puff, non ci sono più. Guardate che è un processo continuo e inesorabile. Questa è la funzione fondamentale che deve avere la politica e gli uomini di cultura, deve riportare al centro la funzione pubblica della cultura, perché questo è quello che in questi 20 anni è stato messo in discussione in questo paese, in alcuni casi deliberatamente, in altri casi sciaguratamente, facendo finta di niente, e faccio riferimento alla mia componente, la sinistra, sciaguratamente facendo finta di nulla, ok? Cosa abbiamo fatto a Bologna? Stiamo ripubblicizzando e investendo dal punto di vista del pubblico, quindi per esempio abbiamo ripubblicizzato il Teatro Stabile, c'è una crisi, l'Arena del Sole stava per chiudere, abbiamo fatto una scelta di accorpamento e Bologna entra in ERT, finanzia ERT, finanzia pubblicamente anche con i privati e anche con una struttura privata, in un meccanismo che mette insieme, non divide, mette insieme, cercando di costruire un modello diverso. Però è fondamentale che l'ente pubblico individui gli elementi produttivi e intervenga sugli elementi produttivi, perché anche questa questione della chiusura delle realtà produttive è una questione che fa il paio con la privatizzazione della cultura. Quindi, scusate, ho finito, sono